C'è da un speciale all'aperto, giacca ma non la cravatta. Stiamo aspettando Sticchi, siamo ad Arese. Era il cuore dell'automobilismo italiano, lombardo, l'Alfa. Qui ha scritto pagine importantissime della nostra storia. Qui c'è la nostra cultura, qui nasce l'auto italiana, nasceva. Adesso è qualcosa di diverso. L'evoluzione dei tempi, la crisi, tante indicazioni portano a effettuare, a fare investimenti rivolti a una nuova filosofia, al nuovo concetto dell'automotive, dell'auto. Cerchiamo di coinvolgere i giovani. Come? Insegniamogli a guidare ai giovani. ACI, centro di guida sicura, come Vallelunga, ma non siamo a Vallelunga. Serviva un centro guida sicura al nord, ce n'è uno d'eccellenza a Vallelunga, tutto quanto viene riportato qua. Oggi vedremo, sarà la prima volta che questo centro, questo investimento che Automobile Club d'Italia, Sticchi, ha fatto, ha voluto per i giovani. Non è da solo il presidente ACI, c'è una cordata, ci sono imprenditori, tanta roba si potrebbe dire, però questo è il primo inizio di una bella giornata, sicuramente, non all'insegna dello sport, ma all'insegna della sicurezza. Presidente, lì si sta bagnando la pista, dall'altra parte si fa teoria. Siamo ad Arese, cosa evoca questo? Cioè, vedere queste nuove strutture, c'è qualcosa di nuovo, di sensazionale, di inaspettato? Sì, diciamo intanto che partiamo da un luogo storico, dove qui per oltre 30 anni, 40 anni, si sono realizzate le Alfa Romeo, sono state testate le Alfa Romeo. Non ce lo dimentichiamo, perché non faremmo un atto di giustizia non ricordarlo. Poi questo è veramente un gioiello dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista della bellezza architettonico, dal punto di vista ecologico. Tutto è stato fatto nel rispetto dell'ambiente, con una particolare cura sui materiali. Io penso che proprio nel 2015 questo è quello che dovevamo fare. Dovevamo, con la collaborazione fondamentale importantissima del gruppo Iper, che sta realizzando qui il più grande ipermercato d'Europa, mettere al servizio dei giovani dell'Italia settentrionale, perché questo sforzo l'abbiamo già fatto per l'Italia centrale a Vallelunga, una struttura che io mi permetto di dire dedicata soprattutto ai ragazzi, dedicata a tutti coloro che spesso non fanno in tempo ad imparare a guidare e incorrono incidenti stradali, per un motivo molto semplice, è capitato a tutti. Tutti all'inizio eravamo convinti di essere dei grandi piloti e non sapevamo fare assolutamente niente. Perché schiacciare l'acceleratore è la cosa più facile del mondo, è un esercizio fisico, ginnico, schiacciare il piede. Saper guidare e saper gestire l'automobile in tutte le condizioni è cosa ben diversa. Qui si insegna questo. Si insegna soprattutto a capire quali sono i propri limiti, a capire, diciamo, quali sono le proprie insufficienze che ci sono in tutti noi, nessuno escluso. Qui vogliamo veramente che i ragazzi escano dopo un bel bagno di umiltà e anche un po' mortificati, perché a volte entrano baldanzosi, convinti di aver poco da imparare e invece poi escono molto più diciamo rassegnati al fatto che non sono dei campioni, ma sono delle persone normali. Vorrei chiusare dicendo che ci sono anche tanta gente, c'è anche tanta gente cinquantenne che non è capace di guidare, oppure di altre età, quindi questo è un centro che si rivolge a tutti. Però c'è una seconda cosa che lascia così, inizia a essere qualcosa di precursore. ACI ha tracciato la propria strada,
qui c'è una joint con i privati, possiamo definirla così, per la prima volta? Sì, intanto è giusto, questo io dico dedicato soprattutto ai ragazzi per un motivo molto semplice, perché le persone quarantenni, cinquantenni che vengono qui vengono perché hanno già la maturità e la consapevolezza dei propri limiti, hanno già avuto modo di saggiare sulla strada, di non saper fare alcune manovre e per cui naturalmente cercano di impararle. I ragazzi non hanno questo tipo di capacità di comprensione del problema, sono più così incoscienti. E poi aggiungo, sì, è vero, qui la partnership con i privati è stata determinante, importantissima. Se non avessimo trovato un imprenditore illuminato come il dottor Brunelli, sarebbe stato impossibile realizzare questo tipo di centro di guida sicura con queste caratteristiche, in questo contesto e con questa qualità. Centro guida sicura nasce a Vallelunga, adesso viene esportato qui ad Arese, futuro? Ma il futuro... L'Italia geograficamente è molto estesa, molto lunga. Futuro, stiamo lavorando per un altro centro al sud che copra, diciamo, almeno le tre aree più importanti, nord, centro e sud. Naturalmente sappiamo bene che i bacini di utenza sono differenti. Non vi è dubbio che questo è il bacino di utenza più importante, è quello che ha una maggiore popolazione di residenti e di quelli che dovrebbero essere interessati all'uso di questo centro di guida sicura. Al centro sicuramente abbiamo un bacino molto importante, al sud sarà un pochino meno importante, però interessa un'area molto vasta con delle distanze, soprattutto se consideriamo la Puglia e la Sicilia che saranno aggregate a quest'area, non indifferenti. E questo è il percorso. L'ultima domanda, è possibile coinvolgere qualche altra istituzione? Lei parlava di giovani, studenti, magari il Ministero dell'Istruzione? C'è sempre stata molta attenzione da parte del Ministero a questo problema. Noi parliamo infatti, come sapete già, ai ragazzi delle scuole medie e superiori attraverso quella iniziativa che si chiama SARA Factor, Safe Factor, che appunto è stata pensata per i ragazzi dell'ultimo anno delle scuole medie superiori, cioè quelli che stanno lasciando la scuola e intraprendono la propria vita studentesca, all'università o professionale o lavorativa, e sono lì per prendere o hanno appena preso la patente. È chiaro che la scuola quindi è importante, perché nel salutare questi ragazzi deve dare queste indicazioni, quelle più importanti, che non sono solo di tipo etico, per carità, quelle sono al primo posto, il rispetto della propria vita, della vita altrui, della propria incolumità, dell'incolumità altrui, ma noi ci permettiamo di essere un pochino più pratici. Ci vuole anche l'insegnamento che è quello che ho detto prima, insegnamento a guidare. Molti ragazzi muoiono perché non sanno guidare. Noi siamo abituati a considerare le morti dei giovani dovute soprattutto all'abuso di alcol e droga. Non è così, statisticamente purtroppo ci sono tanti e tanti ragazzi che muoiono pur non essendo né drogati né in preda all'alcol, ma soltanto perché ci sta una sopravvalutazione delle proprie capacità e quel pizzico di incoscienza che fa parte di quell'età. Il nuovo codice della strada prevederebbe proprio questa parte così istituzionale, anche altre come la nuova legge sulla responsabilità in caso di incidente legale e penale. Il suo pensiero, ingegnere? Ma io intanto mi aspetto che il nuovo codice della strada affronta questo problema dei corsi di guida sicura creando delle regole precise per stabilire quando si può parlare di un centro di guida sicura. Non è sufficiente prendere un parcheggio di un ipermercato e aggiungere... Scusi, come fanno le scuole guida in questo momento? Molte scuole guida private, anche nei parcheggi delle discoteche. Sì, appunto, bagnarlo e considerare quello un centro di guida sicura. Questo, per carità, tutti hanno diritto di lavorare, noi rispettiamo tutti, però penso che il codice dovrebbe identificare quali sono le caratteristiche a cui deve rispondere un centro di guida sicura per essere considerato tale
e per ottenere un'omologazione in questo senso. Oggi non ci stanno delle regole e quando non ci sono le regole c'è sempre una grande confusione. L'altra cosa, sì, l'omicidio stradale è un fatto importante, è importante soprattutto che se ne parli, è importante che la gente si renda conto che c'è una norma molto più restrittiva, molto più punitiva, come è giusto che sia, nel caso appunto previsto dalla legge della guida in stato di ebbrezza, di incoscienza totale, in cui uno già il fatto stesso che si siede su un'automobile in quel momento già, sta già commettendo un reato. Ma è importante soprattutto capire che l'inasprimento di queste pene diventa importante laddove abbiamo la certezza della pena. E qui ci sarà da fare un grande lavoro per raggiungere interamente l'obiettivo. E allora buon lavoro. Grazie. To tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so ad Arese, il metodo, il modo, la filosofia di Aci Vallelunga, guida sicura, viene esportata anche in altre realtà. Questa volta siamo nel nord Italia. Beh, un viaggio direi innanzitutto interessante da Vallelunga ad Arese e una politica portata avanti da Automobile Club d'Italia e da Aci Vallelunga con una logica di integrazione sul territorio rispetto ha un progetto, quello della guida sicura, che non ha confini e noi l'abbiamo dimostrato con la presenza qui in un luogo importante dell'Italia, ma non solo per la presenza di industrie, ma anche per una sorta di coscienza grande rispetto all'educazione e alla sicurezza stradale, per dire che la Lombardia aveva bisogno di una struttura come questa. Sicuramente non solo la Lombardia avrà bisogno, anche altre regioni necessitano di queste iniziative, ma nella fattispecie Aci Vallelunga, il compito di Aci Vallelunga, noi vediamo gli istruttori, molti sono nostri amici rallisti e non solo, ma vediamo tante altre, anche le realtà, le amministrative, abbiamo visto Alfredo, abbiamo visto, quindi come esplicita il proprio intervento a Civallelunga in questa sede? Beh, ha trasferito quella che è la capacità acquisita in tanti anni con l'obiettivo di integrarsi nel territorio milanese, portando qui le nostre professionalità con l'intento ulteriore di formare delle persone rispetto alla politica vallelunghiana. Creare degli istruttori capaci di comunicare, capaci di insegnare all'automobilista comune cosa significa la dinamica dell'autovettura, controllare la dinamica e quindi poter andare in giro in tutta libertà con la propria automobile. Siamo a casa dell'Alfa Romeo, siamo ad Arese, poco qui, proprio qui a fianco c'è il museo, la cara e vecchia mitacchiapista dell'Alfa. Qui si è sempre costruito la storia dell'automobile italiana, lombarda in particolare, quindi il contesto è proprio quello, essere al centro del commercio, della produzione delle automobili in Italia. Sì, è affascinante, ne sono orgoglioso di aver avuto io come presidente questa opportunità. Essere qui nella pista di Arese, dove sono state collaudate, provate migliaia di vetture Alfa Romeo, è qualcosa di indescrivibile. È indescrivibile, però bisogna riconoscerlo, è l'intelligenza di un imprenditore locale, il dottor Brunelli del gruppo Iper, che è riuscito a pensare
all'abbinamento di un'attività prettamente commerciale con un'attività, potrei dire, prettamente sociale, orientata verso la tutela delle persone. Sono cose che non capitano tutti i giorni. Certo, avessimo tanti imprenditori così sparsi per l'Italia, magari con l'aiuto del nostro legislatore che alla fine riesca a capire quanto è importante far crescere la coscienza degli automobilisti, credo che tanti problemi verrebbero risolti alla radice e tanti telegiornali sarebbero meno drastici quando si parla di mobilità. Cattiva questa, gliela dico subito, Presidente. Abituati agli spazi di Vallelunga, ampi, dove c'è il connubio tra sport e guida sicura, il karting, 1400 rotti metri sono forse pochi? Sono più che sufficienti per la guida sicura. Questo è un impianto non per entrare a gamba tesa nel mondo dello sport, è un impianto per coniugare le capacità di guida rispetto alla propria autovettura. Certo, frequentare un corso di guida sicura può anche accendere l'entusiasmo rispetto allo sport motoristico e noi ovviamente ci puntiamo come ci punta la Federazione ACI e il nostro presidente Angelo Stecchi Damiani. Prossima volta vi racconteremo un corso di guida sicura ad Arese. Ah, senz'altro, magari. Anche un'azienda che costruisce e commercializza gomme pneumatici può essere interessata a un centro simile. Allora, su che cosa appoggia un'automobile? Su quattro pneumatici. Quando si parla di sicurezza, il candidato primo per la sicurezza è il pneumatico, perché è il tramite tra la strada e la vettura. Quindi la valenza in termini di sicurezza del pneumatico è assoluta. Da questo al passare a un centro di guida sicura il passo è brevissimo. Se poi il centro di guida sicura è un centro organizzato in una certa maniera con un'istituzione forte come l'ACI, allora la valenza è ancora maggiore. Ma i ragazzi d'oggi sono già capaci a curvare, sono già capaci a frenare, perché sono tutti servoassistiti. Loro pensano al Bluetooth, pensano all'iPhone, pensano allo smartphone. Allora, i ragazzi d'oggi non sanno guidare, mi dispiace dirlo, perché purtroppo le vetture sono ad un livello di sicurezza tale per cui la componente umana non entra più così tanto come con le vetture che non avevano tutte le servoassistenze. Ti interrompo, sta passando questa fantastica Lamborghini, ma quanto un giovane interessato a guidare? Allora a noi bastava una 500 per andare al mare, però non avevamo l'autoradio. Allora la Lamborghini è una bella bestia, un bel toro, tanto per fare il collegamento, un oggetto del desiderio, ma oggi il ragazzo intende di più la vettura come un mezzo di locomozione che ti dia tutte quelle cose che comunque hai sulla scrivania di casa o nel tuo iPhone o nel tuo iPad, in maniera tale da poter interagire dall'interno della vettura. La vettura oggi per il ragazzo è un mezzo di locomozione, estremizzando è un elettrodomestico. È comunque un mezzo che va forte, un mezzo che può creare delle situazioni di pericolo attivo e passivo e pertanto è giusto conoscerla, è giusto capire fino a dove ci si può spingere, dove bisogna togliere il piede, come bisogna guidare e che cosa si ha sotto, perché se parliamo di pneumatici, di case che
hanno una storia, una tradizione, una ricerca e sviluppo, questi certamente ti daranno un senso di sicurezza maggiore. Se parliamo di case che invece non hanno questa tradizione, non hanno questa ricerca e sviluppo, sì, la macchina si muove lo stesso, ma nel momento del pericolo cosa mi racconti poi? Adesso è un blogger, prima era tanta roba Franco Listro, eri tanta roba nel mondo del giornalismo e dell'automobilismo. Siamo a Lainate, siamo ad Arese, una pista che chi ha vissuto il mondo Fiat conosce molto bene. Perché siamo qui? Era il caso di esserci? Per qual motivo siamo in questo posto? Sì, una volta su queste strade, su queste piste giravano ben altre macchine e c'era un futuro per l'automobile ad Arese che era piuttosto roseo. Adesso attorno c'è un po' un deserto. Marchionne ha promesso, si è impegnato a rilanciare il marchio Alfa Romeo, vedremo se avverrà. E ora dove c'erano i prati c'è questa pista che ricalca un po' la vecchia pista Alfa Romeo. Ha un suo perché il fatto che oggi una trentina di giornalisti e tante altre personalità saranno qui, sono qui e saranno qui? Beh, questo può essere anche un segnale di tornare alla vita ad Arese, quindi le può essere interessante l'impianto che l'ACI Vallelunga ha portato qui e si presta a tante cose, all'automobile, a eventi, a feste, tutto quanto. La sfida è se questa rimarrà una cattedrale nel deserto oppure se veramente sarà un punto di incontro per il mondo dell'automobile. L'impianto indubbiamente è bello, è moderno, ha tutto quanto, vicino ci sarà, mi dicono, un supermercato di super lusso, ci sarà, dove c'erano dei capannoni per la logistica ci saranno una specie di discoteca che col mondo dell'automobile ha poco da fare, però l'automobile è qua vicino. Vicino c'è una palazzina, quella di Arese, dove c'è ancora il museo Alfa Romeo. Nei prossimi giorni presenteranno la nuova Alfa Romeo, la Giulia, quindi forse quella potrebbe essere l'occasione per togliere un po' di polvere ai gioielli Alfa Romeo degli anni 60 e 70. Tutto nelle mani del signor Marchionne, che finora di promesse ne ha fatte tante, qualcuna mantenuta e qualcuna no. Vedremo se questa sarà sul sì. Grazie, Listro. Lui docet. Noi non docet, constato.